Oh!
calcino! Mister Fabrizio Picaretta, dopo gli ottavi di finale di Team Vision Cup contro l'Hellas Verona, una vittoria importante, arrivata a pochi minuti dal triplice fischio. Dopo una giornata storta come quella di sabato, oggi era importante ripartire e lo si è fatto bene, direi. Sì, beh, intanto ovviamente faccio i complimenti ai miei giocatori perché hanno in una giornata siamo riusciti nell'obiettivo di, come dire, di ottenere due cose che ci premeva. La prima sicuramente era quella del passaggio del turno, perché noi teniamo ad andare avanti in Coppa. La seconda, che per me è altrettanto importante, era quella di cancellare in qualche modo la partita di sabato contro il Sassuolo, che, voglio sottolinearlo ancora una volta, il risultato di quella partita dice forse qualcosa di diverso e non esattamente realistico rispetto alla parte che è stata, perché rianalizzandola io avevo visto nel primo tempo soprattutto, cioè soltanto nel primo tempo, la mia squadra esprimere un calcio positivo e equilibrato rispetto a quello che vogliamo fare. Poi gli episodi soprattutto del gol, del secondo gol preso e dell'espulsione di Campagna avevano rovinato ovviamente tutto quello che poteva essere il nostro piano. Però per questo oggi io ero non solo speranzoso ma anche certo che i ragazzi avrebbero fatto una prestazione ottima, perché, come dire, è in linea con quello che è stato il progresso di crescita che ha avuto la squadra sicuramente nell'ultimo mese. E non è stata certo la parentesi di Sassuolo che ci ha distolto da quello che dobbiamo fare, e oggi sono sicuro che la squadra ha dimostrato tutto quello che ho appena detto. Come hai detto tu, oggi prestazione decisamente positiva, una SPAL che ha creato molto, molto volume di gioco, molte occasioni offensive sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Forse l'unico neo è che ha concretizzato poco rispetto a tutto quello che ha creato la squadra. Sono d'accordo, è una partita che nonostante sia finita con un risultato dove noi abbiamo, appunto, che ci vede vittoriosi con 3 gol, però oggettivamente se nel primo tempo avessimo segnato quantomeno 3 gol non ci sarebbe stato nulla da discutere, no? Perché abbiamo creato veramente tante opportunità per fare gol. Ne abbiamo fatto uno, non siamo stati altrettanto bravi a difenderlo perché abbiamo subito il pareggio. Però ecco, ci è mancato sicuramente un po' di convinzione sotto porta, un po' di cattiveria agonistica per arrivare primi sulla palla, perché abbiamo veramente creato molte situazioni in cui la palla era nella loro area di rigore, cioè c'è stata molto la palla nella loro area di rigore, e in quelle situazioni bisogna essere più cattivi nell'attaccare l'area di rigore, nel riempirla. In questo dobbiamo migliorare molto. Detto questo, una partita positiva, un risultato positivo e meritato. Ora, archiviato il passaggio del turno con i quarti che si giocheranno nel nuovo anno, sabato però c'è il Milan, si torna in campo dopo appena 3 giorni, è un buon momento per tornare in campo, o meglio, tornare in campo dopo una vittoria così può aiutare anche in ottica campionato? Ovviamente sì, perché aver vinto e gestito questa partita infrasettimanale contro una squadra forte, peraltro come l'Hellas, perché secondo me l'Hellas è una squadra organizzata, forte fisicamente, era una partita che non era facile sulla carta. Averla vinta con questa, secondo me, prestazione, questa autorevolezza, ci fa anche preparare la partita di sabato nel migliore dei modi.
Io quello che voglio e che chiedo alla squadra sabato è la stessa cosa che chiedo dall'inizio dell'anno, cercare di portare avanti questo processo di crescita individuale e collettiva che ci sta, secondo me, dando delle soddisfazioni. E ovviamente sappiamo tutti che per poter essere un pochino più, come dire, efficaci, dobbiamo acquisire quella continuità che nei risultati, soprattutto che adesso ci è mancata. Speriamo ovviamente che questo sia un tassello che andiamo a riempire quanto prima e possibilmente già da sabato col Milan. Con Sebastian Wilke Brahms, dopo Spalla e Las Verona, ottavi di finale di Primavera Team Vision Cup, beh, non capita tutti i giorni una partita a eliminazione diretta, tripletta decisiva per il passaggio del turno con l'ultimo gol a pochi minuti dalla fine. Quali sono le tue emozioni così a caldo? Contentissimo, veramente contentissimo perché è stata una prestazione di squadra e oggi mi ha toccato a me fare il 3 gol, però questa è una prestazione di squadra. La squadra è stata bravissima e abbiamo fatto una partita dove eravamo avanti, dopo pareggio, avanti, pareggio e abbiamo stato bravi in andare avanti. Abbiamo vinto alla fine. Oggi la squadra ha dimostrato di saper reagire, di voler reagire dopo la sconfitta di sabato e di saper reagire anche ai 2 gol del pareggio del Verona, una prova veramente di carattere. Sì, giusto, è quello che ti dico, la verità è che la squadra è stata bravissima e tutti i ragazzi sono molto bravi, abbiamo fatto una prestazione di squadra e questa è la nostra squadra, noi siamo uniti, siamo un gruppo, siamo una famiglia e sì, e così andiamo avanti e andiamo a sabato che c'è una partita importante contro il Milan. Dal Messico c'è sempre tanto calore, tanto sostegno nei tuoi confronti. Un saluto per i tifosi messicani, lo vuoi fare? Sì, sempre, posso farlo in spagnolo. Un saludo a toda la gente che mi sigue. La verdad es que estoy muy agradecido con todo el apoyo y seguimos adelante. Y todo esto es el primer paso, pero falta mucho y andamos avante.